La Procura della Repubblica di Siracusa è in attesa del primo rapporto della Capitaneria di Porto per stabilire eventuali responsabilità nell'incidente della Gelso M. La nave cisterna, che sabato scorso è finita sulla scogliera di Mazzarona, a Siracusa, dopo essere stata sorpresa da una tempesta che per una ventina di minuti ha reso la nave ingovernabile. La forza del mare 5-6 e il persistere di forti raffiche di vento, con stime in ulteriore aumento, hanno reso impossibile sia la prima ispezione a bordo che le verifiche da parte dei sub della società incaricata dall'armatore di effettuare il recupero del bunker, come conferma il comandante della Capitaneria di Porto di Siracusa, Luca Sancilio. Le condizioni sono leggermente migliorate rispetto a quelle che abbiamo avuto in questi giorni, quindi probabilmente oggi si potrà consentire una prima visita sulla nave da parte della società Smith. Se le cose continueranno a migliorare ulteriormente, si può ipotizzare che in 5-6 giorni si possa rimuovere il carico. Ci sono due tipi di pianificazioni, una via mare e una a terra. Probabilmente sarà questa seconda ipotesi quella più seguita, per rimuovere tutto il bunker residuale sulla nave, che si attesta su circa 300 tonnellate. La nave intanto si è insellata sulla scogliera e non si sono registrati da ieri mutamenti nel suo assetto. La Gelso M si trova inclinata su un fianco con una rotazione di circa 45 gradi e allo stato attuale non ci sono pericoli di sversamento di carburante a mare.